Se tu desideri ardentemente di possedere una grande e lussuosa villa e l'ottieni, dovrai pensare alla sua manutenzione, agli antifurto, alle tasse, eccetera, ma alla fine la villa possederà te. Se tu desideri con forza una lussuosa automobile e l'ottieni, dovrai dedicarle il tuo tempo e il tuo denaro, ma alla fine essa possederà te. Se tu desideri possedere terreni, anch'essi alla fine possederanno te, perché richiedono il tuo tempo ed il tuo denaro. Se tu desideri avidamente il successo e lo ottieni, alla fine sarai schiavo del successo e non potrai più essere libero come prima. Se tu desideri apparire attraente, sarai alla fine schiavo dell'apparenza, perché farai ogni cosa in sua funzione, spendendo tempo e denaro. Così chi desidera appagare assolutamente i propri istinti più bassi sarà schiavo di essi. La vera ricchezza allora non consiste nelle cose che possiedi, ma nella tua interiorità, nel tuo distacco da esse. È felice chi si sa accontentare e in ogni attimo è riconoscente per quello che è, più per quello che ha. Thank you.